Le vicende dei giorni scorsi dei nostri vicini proprio di territorio, le cose successe a Carrara, la grave tragedia che è successa, ci impone per forza di cose di fare un gesto di solidarietà, di vicinanza ai nostri vicini. Io, siccome per forza di cose avevo pensato con l'associazione di disdire l'evento, però questa è stata un'occasione che non si poteva rimandare per una serie di cose, per la location, per tante cose. Abbiamo deciso di fare lo stesso questa manifestazione che per forza di cose, siccome sono eventi canori, dovremo fare rumore. Allora non vi chiederò il minuto di silenzio classico, ma vi chiederò per favore di alzarvi i piedi e fare un lungo applauso in memoria dei cavatori. Allora grazie veramente di cuore per l'applauso, per quelle persone che comunque rimangono vittime del proprio stesso lavoro e che comunque ogni giorno fanno fatica, vanno a lavorare, cercano di gestire sempre meglio le proprie famiglie e a volte ci sono questi incidenti di percorso che creano dei lutti, delle difficoltà, dei dolori nelle famiglie di queste persone. Bene, noi vogliamo essere vicino soprattutto alle famiglie in questo momento, vicino alle famiglie di queste due persone che sono rimaste vittime di questi incidenti. Bene, non, come diceva la nostra amica Sabrina, che chiaramente era commossa all'inizio di questo evento, è il primo evento e l'apertura dell'evento che noi abbiamo chiamato Life on the Scene Tour per AISLA. Per cui saranno tanti gli eventi che si susseguiranno in seguito su tanti altri parchi, altrettanto belli come questa della fortezza Firma Fede di Sarzana, e io farei un applauso alla bellezza di questo posto. Un applauso alle istituzioni che ci hanno dato l'onore di essere qui questa sera con voi su questo palco per una causa veramente importante, una causa che bisogna adesso perseguire, bisogna seguire con tanta attenzione, dobbiamo stare vicini ai nostri amici che hanno questa patologia, questa, non la voglio chiamare malattia, ecco, questa patologia, perché io sono convinto, come ne sono convinti tutti quanti, che questa è una cosa, una patologia che si potrà curare e se ne potrà venire fuori, e la forza ce la danno proprio coloro che sono affetti di questa patologia, ne avrete dimostrazione durante questa serata. Detto ciò, io direi che possiamo iniziare e potremmo dare anche voce allo spettacolo, perché lo scopo è quello della raccolta, raccolta fondi per la ricerca, raccolta fondi per le famiglie che hanno difficoltà a sostenere questi ragazzi, questi uomini, donne e bambini che hanno questa problematica. Noi da quest'oggi partiremo con questa tour, con questa escalation di spettacoli in giro fra Toscana e Liguria. E noi ci auguriamo che voi ci seguiate tutti insieme, anzi sempre di più, in questo evento per dare veramente una mano concreta ai nostri amici. Grazie. Iniziamo adesso con un qualcosa di veramente speciale, un gruppo che ho sentito nelle prove e che conosco perché l'ho seguito in altro modo, e ho avuto veramente l'opportunità di apprezzare delle voci stupende, adesso poi sarete voi con il vostro applauso a giudicare. Io vi dico soltanto che si chiama Curare San Bartolomeo Circolo Studio Danza 82, e lo spettacolo che loro ci presenteranno, Gospel and Dance. Io li conosco così di vista, faccio fatica a ricordarmi nome per nome, ma vi spiego anche perché, sono veramente tanti. Io farei un applauso a loro.
Prego, intanto se volete accomodarvi. Ok, allora, questa corale proprio quest'anno compie 40 anni di attività. Pensate, un gruppo di amici che si sono uniti un po' per la passione per il canto, ma anche la passione, infatti loro non sono nuovi, a opere, diciamo, umanitarie, di sostegno, per tante cause. E quindi è un onore avervi ospiti, è un onore averli come amici. E questa volta stiamo preparando delle cose veramente importanti, poi se ci seguirete anche appunto in occasione del loro 40° anno di attività. Sono in collaborazione con questo Circolo Studio Danza che adesso vedrete, giudicherete da soli la bravura di questi artisti. Adesso loro faranno uno spettacolo proprio, e all'interno di questo spettacolo ci sarà una bellissima sorpresa, che non voglio dire niente, ma questa sorpresa è dedicata soprattutto al nostro amico Alessandro Geminiani. È grazie a lui, grazie al suo coraggio, la sua voglia di vivere, che è stato praticamente proprio il nostro ispiratore di cercare di aiutare tante persone come lui. Poi dopo lo conoscerete. Grazie, grazie a tutti.
sono pronto. Studio 82. Noi siamo tutti volontari, ci siamo tutti improvvisati, chi sa cantare canta, chi sa ballare balla, chi non è improvvisato, chi lo fa anche di mestiere, certamente, ma siamo tutti comunque volontari qua, senza nessun compenso, nessuno, niente di niente. E le persone, che le loro famiglie sono state colpite da SLA, tante volte mettono la loro esperienza a, come posso dire, a servizio delle altre persone, per aiutare gli altri. Tra di noi ci sono proprio due persone che purtroppo hanno perso le persone care. Una è la mia carissima amica Tania Garotenuto, che noi vogliamo ringraziare di parlare, e questo evento è dedicato a tutti i malati di SLA, ma anche alle persone che sono morte di SLA. Quindi è dedicato a Giuseppe Garotenuto. E c'è un'altra persona, Marisa, per favore vieni un attimo, che questa signora ha perso il marito, il signor Calamanserco, che era un amico per tutti, e come vedete lei canta, lei è una volontaria ASLA, un marito preziosissimo, in questo caso la ASLA non ha vinto, è una cosa bruttissima, è una confusione, vieni. Un piccolo gesto, proprio piccolino, perché noi non vogliamo mai spendere niente, perché ci servono i soldi per l'altro. Quindi un piccolo, proprio un fiore, non una cosa brutta, è nato un fiore. Grazie. Non fa niente. Anche se volano i fogli, non volano le intenzioni, non vola il programma che dobbiamo e che abbiamo già preparato per voi. Quindi non è importante se i fogli si raccolgono. E quello che è più importante è raccogliere tutta la buona volontà per dare una mano veramente ai nostri amici, alla ricerca per la SLA e per stare vicino alle famiglie. Perché la cosa che deve essere chiara, che deve essere compresa a volte, è proprio questa, cioè che bisogna stare veramente vicino alle famiglie, loro ne hanno veramente bisogno. E non significa soltanto fare una raccolta prettamente economica, ma a volte basta stare vicini, basta far sentire il proprio calore a queste persone che hanno bisogno veramente di assistenza, anche morale, quella è una cosa molto molto importante. Bene, abbiamo adesso qui sul nostro palco l'onore di ospitare Stefan Damiani. Stefan, io ti ringrazio di essere qui presente e prima di lasciarti il microfono, siccome il primo pezzo che Stefan ci farà ascoltare si intitola Cercami. Soddisfazione qua ci ha raggiunto.
Biografia. Ok. Sono Camilla Rinaldi, ho 14 anni, vengo da Santo Stefano. Nel 2014 ho partecipato a Io Canto 4. Tuttora sto studiando recitazione con Fioretta Mari. E ci saranno delle novità. Detto questo, non ci rimane altro che ascoltarla e fargli un applauso. Grazie, Camilla. Thank you.
Diremo proprio per la trasparenza all'euro quanto è stato incassato oggi. Quindi vi ringraziamo per la vostra generosità. A proposito di generosità, come vi ho detto all'inizio, io volevo ringraziare un'associazione. Alessandro deve un bel pezzo, sapete che diversi eventi, Alessandro è riuscito ad acquistare l'auto attrezzata per disabili. Un bel pezzo di questa auto la deve a un'associazione che si chiamano Gli Amici del Giacò. È un'associazione nata in memoria di una grande persona, di Andrea Giacomelli, e loro sono qua presenti, fanno tantissime cose fantastiche, hanno un cuore enorme e lavorano tanto per tante persone sul territorio. Grazie ragazzi, grazie infinite, grazie Gli Amici del Giacò. Bene. Ringraziamo anche noi, i nostri amici dell'altra associazione, perché noi siamo delle associazioni di volontariato, e tutto quello che facciamo lo facciamo veramente col cuore. Questa è la cosa vera, verissima. Bene, una voce bellissima, quella di Camilla Rinaldi, ma rimaniamo sempre su questa scia. Un'altra voce eccellente, un'altra voce stupenda, quella di Ludovica Batteroni. Sono tutti degli astri nascenti, sono tutti delle ragazze, ragazzi veramente stupendi, e danno il massimo di loro stessi. Anche per te una piccola autobiografia e poi via col primo pezzo. Allora, sono Ludovica Batteroni, ho 14 anni e canto da sempre, da quando ero piccolissima. Ho fatto Ti lascio una canzone a 8 anni e sono per la parte da 6. E direi che a questo ci vuole un applauso, grandissimo. Ludovica, a te il microfono. Ludovica Batteroni ci farà ascoltare anche lei i tuoi pezzi e noi la seguiremo con tanto tanto orgoglio. Ludovica. You.
Ludovica Matteroni, ancora un applauso. Bene, continuiamo ancora con un altro cantante questa volta. Due ragazze, ma adesso un ragazzo, anche lui una voce emergente e una voce che comunque abbiamo già ascoltato tante volte durante le nostre serate, ma anche in televisione. Bene, lui si chiama Michelangelo Falcone, un applauso. Michelangelo, adesso dopo due voci femminili tocca a te, quindi insomma, sei pronto? Oh. Allora, io intanto volevo farti una domanda, una soltanto, un attimo di autobiografia, dopodiché ti faccio una sola domanda e poi parti con il pezzo, vai. Ciao a tutti, sono Michelangelo Falcone, ho 15 anni e canto da quando avevo 10 anni. Ho avuto l'opportunità di partecipare a Io Canto 4, il programma su Canale 5, e ora sono sotto contratto discografico con un'etichetta indipendente di Milano. No, io so anche un'altra cosa, e intendo dirla adesso al pubblico. È vero che hai fatto un pezzo inedito? Sì, ho scritto musica e parole del brano che vi porterò oggi, il secondo, I New. E è una grande emozione, diciamo. Allora, è tutto per voi, Michelangelo Falcone. Si chiama Thinking Out Loud, vieni su. Broken, now her head, the mill is cut.
Piacere di sopportarlo tutti i giorni perché è mio marito. E non vogliamo parlare delle cose che ha fatto, vi dico soltanto cosa ci canterà. Ci canterà una canzone che è la canzone più suonata, più cantata nel mondo. È un'aria che è dedicata al nostro Alessandro. Un'aria perché quest'aria dice: vincerò. Alessandro è il nostro guerriero, lui si è fatto proprio forza per riuscire a, così, a essere presente, ha un cuore immenso. E allora Alessandro Vazzani ci canterà O Sole Mio e Nessun Dorma. Yeah.
scusate, visto che tra poco arriverà Francesco, mi viene da dire Nessun Dorma di Giacomo Puccini, dirige l'orchestra Beppe De Sica. Sul palco con noi l'amministrazione comunale della persona del sindaco Alessio Cavarra, l'assessore Sara Corsi, l'assessore Beatrice Casini, l'assessore Massimo Baudone e l'assessore Daniele Castagni. Inoltre invito anche il presidente di AISLA, Mirko Felici. Volevo ringraziarvi personalmente e penso che ci tenga tanto a ringraziarvi anche il nostro amico Alessandro. E anche, vice sindaco, Elisabetta Ravenna, scusami Elisabetta, perdono. Allora, innanzitutto noi vogliamo ringraziare l'amministrazione perché è stata, ci ha accolto a braccia aperte, ci ha dato la possibilità
di stare tutti comodi in un posto meraviglioso, perché io penso che il posto parli da solo, è un posto incantato, bellissimo, e Sarzana è veramente una città fantastica. Io adesso volevo passare subito la parola al nostro amico Alessandro, oppure preferisci che facciamo parlare un attimo prima il sindaco? Ok, va bene, e poi dopo interverrà anche la nostra amministrazione comunale. Grazie. Ciao. Molti di voi già mi conoscono, ma per quelli che non mi conoscono, io mi chiamo Alessandro, ho 57 anni, sono nato e cresciuto a Marinella di Sarzana e sono un malato di SLA da maggio 2011. Molti di voi, questa, noi ci definiscono dei guerrieri, è vero, noi siamo dei guerrieri, ma abbiamo anche bisogno di tutti voi, perché insieme a voi riusciremo a sconfiggere questa malattia. Molti la chiamano stronza, bastarda. Io la chiamo la mia fidanzata gelosa, perché come tutte fidanzate gelose ti stanno avvinghiate, non ti mollano un minuto, non ti fanno respirare, ti fanno piangere, ti fanno soffrire, ma allo stesso tempo ti rendono anche felice. Felice di aver riscoperto i veri valori della vita, di apprezzare le piccole cose che la vita ci dà ogni giorno, per esempio vedere scendere la pioggia, vedere tramontare il sole, vedere la luna, le stelle, vedere un fiore crescere nel mio giardino e anche l'erba. Non è tanto contenta mia moglie perché la deve tagliare lei, io purtroppo non posso più fare niente. Gli amici sono molto determinanti perché ti aiutano ad andare avanti, ma la famiglia è veramente una cosa veramente grande, perché ti riesce a far affrontare questa malattia. Cominciando, la famiglia è il tutto per noi, cominciando da mia figlia che mi ha sostenuto nei primi mesi della malattia, quando io piangevo giorno e notte, alla mia nipotina che amo da morire, non saprei dirti come, a mio genero che è una persona che mi vuole bene, e infine a mia moglie che è il pilastro della mia vita. Lei vive la mia malattia 24 ore su 24, ha dovuto lasciare il lavoro per seguirmi, e a lei devo tutto, perché da quando mi alzo la mattina finché non vado a letto la sera, lei mi sostiene in tutto. Io dipendo tutto da lei, e come le altre mogli che sono qua, che hanno perso i propri cari, e c'è anche la sorella di un ragazzo che conoscevo, il suo figlio, che è la mascotte dell'Isla, e loro sanno veramente cosa vuol dire la malattia, perché hanno toccato veramente con mano. Io le farei un grosso applauso. E poi finisco con dire che questa malattia ci potrà togliere tutto, ci fa sentire prigionieri del proprio corpo, ma non ci toglierà mai la voglia di vivere, perché la vita è bella e va vissuta nonostante uno la SLA e un'altra patologia. Perciò vi ringrazio di cuore di essere intervenuti così numerosi, perché insieme a voi riusciremo a sconfiggere la malattia. Grazie, vi mando un bacio di cuore. Grazie Ale. Guarda, Alessandro è una persona fantastica, le sue parole semplici, la sua vita parlano per lui, e noi non possiamo fare a meno di volergli bene. Grazie.
Passo ora un attimo la parola a Silvia Colesco Cavalli. Buonasera a tutti. Le parole di Alessandro sono molto importanti anche per far capire quanto sono importanti in questi momenti. E quindi voglio ringraziare l'organizzazione, l'associazione che ha dato il via proprio da Sarzana a questo tour che prenderà due province, no? Mi pare di aver capito che oltre alla provincia di Spezia c'è anche la provincia di Massa Carrara, quindi sarà un tour 20 tappe di solidarietà, 20 tappe di coinvolgimento dei cittadini nella sensibilizzazione di una malattia purtroppo molto, come si può dire, pesante, soprattutto per chi ce l'ha e per la famiglia che è intorno, che comunque, come diceva Alessandro, è uno dei mali più atroci che una persona può avere. Quindi io voglio veramente ringraziare Alessandro per la vitalità, la forza, l'anima che ci mette, diciamo, nel sensibilizzare questi momenti così importanti. Noi siamo qui come giunta al completo perché ci tenevamo tantissimo a dare via a questa manifestazione e noi come comune cerchiamo, oltre a sensibilizzare queste manifestazioni, cerchiamo anche di investire nel sociale molte migliaia di euro. Abbiamo fatto un conto, noi nel bilancio comunale mettiamo più di 3 milioni di euro per il sociale, per sostenere le famiglie più bisognose, però purtroppo non basta, quindi momenti come questi servono per ovviare anche alle carenze che le istituzioni comuni e il nostro Stato ha anche per queste malattie, dove non si riesce ad arrivare coi fondi, deve esserci la solidarietà. Persone come Sabrina che ci mettono l'anima per cercare di sensibilizzare momenti di questo tipo. Quindi voglio ringraziarvi veramente di cuore a nome dell'amministrazione comunale di Sarzana e speriamo appunto di finire col tour tra 20 tappe e di realizzare il sogno di Sabrina, che il suo obiettivo è quello di cercare di raccogliere più fondi possibili per destinarli a questa malattia e alle famiglie così sfortunate. Quindi grazie ancora a nome dell'amministrazione comunale di Sarzana. Grazie infinite. Passo la parola a Mirko Felici, del presidente di ASLA Massa Carrara. Purtroppo nella provincia della Spezia non c'è un presidente ASLA. In questo momento l'associazione Life on the Sea e ASLA Massa Carrara stanno collaborando per sopperire un po' questo vuoto. Noi ci auguriamo che ci sia una sede ASLA prestissimo anche alla Spezia e tramite poi anche gli assessori dei servizi sociali riuscire ad arrivare alle persone che magari non sono iscritte all'ASLA, non sono iscritte all'associazione, e alle famiglie che sono presenti sul territorio della Spezia. Questa collaborazione secondo me è utilissima appunto per colmare questo vuoto. Passo la parola a Mirko Felici, presidente ASLA. Buonasera a tutti. Io desidero innanzitutto ringraziare a nome di ASLA, e non ci sono soltanto io ovviamente di ASLA qui oggi, dei nostri volontari, abbiamo Marisa, Monica, Lucia, Francesca, Livrea con la magliettina bianca con scritto "Io combatto la SLA". ASLA, ringrazio, finivo i ringraziamenti a Sabrina e a Francesco per l'iniziativa, che il percorso che hanno voluto intraprendere non soltanto qui, come vi veniva detto prima, a Sarzana, ma anche in altri paesi. La SLA è una malattia, Alessandro in poche parole ha sintetizzato benissimo di che cosa si tratta. La malattia del motoneurone è una malattia al momento per la quale non ci sono soluzioni, però c'è una ricerca molto forte, perché bisogna avere la speranza che questo ostacolo, questo impedimento che accade a molte famiglie possa venire superato. La ricerca sta andando avanti con fatica, ma sta andando avanti, però ha bisogno di molti fondi. Come voi sapete, in Italia si finanzia la ricerca fino a un certo punto, poi dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche, a darci da fare, a trovare i soldi che servono, come quelli tra gli altri che verranno raccolti oggi nelle altre manifestazioni, finanzieranno delle borse di studio di ricercatori, soprattutto in Italia, perché molti non lo sanno, ma in Italia abbiamo dei cervelli illustri che stanno studiando, stanno cercando di trovare una soluzione, una cura a questa malattia. Prima della cura bisogna capire da cosa viene, perché non si sa ancora, e poi si arriverà anche alla cura. Quindi voi oggi, venendo qua, con la vostra offerta,
direttamente avete finanziato parte di queste borse di studio. Noi abbiamo nel nostro gazebo, qui alla mia destra, che vedete, la possibilità di regalare a chi la voglia, va in sede, la prende, la nostra rivista, dove ci sono delle informazioni su quello che noi facciamo come associazione e anche le, che cosa si fa nell'ambito scientifico per la ricerca. Il nostro presidente nazionale è Massimo Mauro, abbiamo Ron come testimonial, tante iniziative in tutta Italia vengono fatte e voi siete oggi qui una parte di loro, di noi tutti. Io chiudo soltanto con una informazione. Sabrina diceva Aisla, Sarzana e La Spezia non c'è. Noi come associazione ci prestiamo da Massa Carrara per venire a dare sostegno e supporto a tutte le persone che ne facciano richiesta. Un malato di Aisla è una patologia abbastanza complessa, ci sono 5 figure mediche che coinvolgono non soltanto il paziente ma la famiglia. C'è il neurologo in primis, fisiatra, nutrizionista, pneumologo e psicologo anche alla fine. Noi siamo in grado di darvi tutte le informazioni e un sussidio e ausilio a tutte le persone che ne possano avere bisogno. Quindi vi invito, se voi conoscete qualcuno che possa essere affetto da questa patologia e abbia un attimo bisogno di consiglio, di contattarci. Ci sono i nostri numeri qui anche sul roll-up e anche se siamo di Massa Carrara interveniamo molto volentieri. Una parola che è stata detta prima, molto importante, è famiglia. Perché la sottolineo? Perché quello che noi andiamo a raccogliere come fondi non finanzia soltanto la ricerca e le nostre iniziative, ma anche il sostegno alle famiglie dei malati. Perché quando una persona si ammala di SLA, è tutto il nucleo familiare che ne viene coinvolto. E ci sono tante esigenze a cui bisogna fare fronte. Quindi noi come ASLA siamo ben contenti di intervenire e cercare di aiutare per quanto possibile tutto il nucleo familiare, in vario modo, che ne faccia richiesta. Quindi io ringrazio ancora innanzitutto voi per essere qui oggi, Sabrina e Francesco perché hanno organizzato un'iniziativa splendida, gli artisti che sono intervenuti e ovviamente anche Francesco Gabbani che avremo modo di sentire adesso. Grazie a tutti. Grazie, grazie veramente di nuovo di cuore a tutta la giunta per essere intervenuta, per noi era importantissimo essere sostenuti e supportati insomma anche in questo modo. E quello che abbiamo richiesto noi era l'ospitalità e penso che abbiamo cominciato bene dal comune di Sarzana. Grazie, grazie. Allora adesso siete pronti perché ci siamo? Dimmi. Io volevo ringraziare e voglio ringraziare innanzitutto il pubblico. Il pubblico che è presente e che sta seguendo questo spettacolo con un carattere veramente eccellente, bisogna dire. E ringrazio anche i nostri volontari, volontari della Life on the Sea, che sono qui con queste magliette e che fanno in modo che tutto proceda veramente bene, con tutta serenità. Grazie a tutte le associazioni che sono presenti, l'AISLA, c'era un'altra associazione che si chiama Gli Amici del Giacò. Quindi grazie veramente a tutti e adesso direi che siamo pronti. Sabrina, però do a te l'onore della presentazione del nostro ospite d'onore, eh? Allora siete pronti? Piace da 0 a 99 anni, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, è un nostro diciamo conterraneo, vicino di casa di Sarzana. È con immenso, immenso onore che vi presento Francesco Gabbani! Eccolo, eccolo! Vedo che ti sei ripreso benissimo! Sicuramente la partita! Benvenuto, benvenuto, grazie! Ciao, ciao a tutti! Che bello vedervi in così tanti per queste occasioni veramente importanti. Per aiutare le persone che stanno peggio di noi, probabilmente. Per me è un onore essere qua, un grande piacere. Grazie, la tua presenza per noi è stata importantissima. Ti voglio subito presentare il nostro amico Alessandro Gemignani. Ciao Alessandro. Ciao. Grazie. Prego. Siamo proprio tipo talk show in prima serata. Sì, talk show, siamo talk show, comodi. No,
innanzitutto io volevo ringraziare Francesco, perché guarda, veramente è una persona, non lo dico per piaceria, è una persona di un, proprio di una bontà d'animo, no? Probabilmente questo ti deriva dalla tua famiglia, perché io devo ringraziare tantissimo anche il tuo babbo, che dopo poi lo ringrazierò ufficialmente, ma veramente è una dote di famiglia. Allora Francesco, dicevo prima, hai vinto tutto quello che c'era da vincere. Mi ricordo. Sono tutta Italia, via. Roma, sì. Qua, per ora la data, diciamo, del tour in zona qua da noi sarà Forte dei Marmi ad Agosto, Villa Bertelli. Cioè, io vorrei suonare dappertutto, cioè, sinceramente, però il problema è che non è così semplice alla fine organizzare un concerto, insomma lo sapete bene voi. E, però sì, io in realtà non vedo l'ora di partire col tour, anche perché la dimensione live credo che sia quella che preferisco in assoluto e quella più forte, no? Quindi venitemi a ascoltare se ce la fate. Allora, Francesco, come sapete, non è nuovo a queste, insomma, per aderire a queste cose della solidarietà, ha un grande cuore, anche la sua famiglia che io conosco da anni. E Francesco ha praticamente donato alla città di Carrara, in occasione della tragica alluvione del 5 novembre del 2011, i diritti per tornare liberi. E appunto abbiamo visto, e chi non l'avesse visto vi invito ad andare a vedere il video, quel ricordo tragico di quella giornata, e sinceramente appunto io lo volevo ringraziare per queste cose, che sono grandi cose, che a volte basta poco, no? È un impegno senz'altro, come la tua presenza qui oggi, però veramente voglio dire, la solidarietà, l'essere vicino, sposare un po' le cause anche delle persone anche un po' meno fortunate di noi, credo che poi a lungo termine ti darà, insomma, delle tue soddisfazioni, come oggi, come io mi vengo a fare l'applauso più forte che potete. Grazie, in realtà siamo tutti, ma io credo che le soddisfazioni le stiate dando, come dicevo prima, nel momento in cui non le fa le cose. Io credo che è importante la condivisione, secondo me è la cosa più bella che ci può essere nella vita, quindi ci condividiamo tutte le cose insieme, nel bene o nel male. È vero. E poi vi devo dire, se no ci ritroviamo da soli in cima a monte. Esatto. Vi devo dire che quando gli ho parlato del progetto a Francesco e gli ho detto che l'obiettivo era quello di aiutare le persone del nostro territorio, quindi di Massa Carrara e La Spezia, è stato anche più contento, perché appunto i suoi territori, il territorio di nascita, la vicinanza, perché poi Sarzana e Carrara, che c'è questo rapporto di odio e amore, no? Se vogliamo sono due città sorelle e gemelle, e diciamo, perché proprio simili in tanti. Io, se devo essere sincero, sono sempre stato super parte rispetto a qualsiasi tipo di campanilismo, cioè la reputo una cosa un po' stolta, se devo essere, mi posso permettere di dirlo, quindi. Cioè chi comunque si pone con queste diatribe, veramente un limite, cioè, quindi godiamoci, ha senso proprio a priori. Godiamoci i nostri territori, che sono territori fantastici, che piace tutto il mondo. E chissà che Francesco abbiamo avuto, ora stiamo parlando con, non vi voglio dire troppo, ma insomma con la nazionale cantanti, per dirla tutta. Sì, ho esordito in realtà non molto bene, perché sono stato il Guinness dei primati, mi hanno sostituito durante il riscaldamento. No, è vero. Chissà che non lo rivedremo Francesco da queste parti a giocare la partita con la nazionale. Ci sta. Insomma, guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi loro ti vogliono sentire cantare, Francesco. Perché sono qua per quello. E, insomma, io leggevo un po' così su internet, c'è chi ti ha paragonato a Rino Gaetano, c'è chi ha visto in te Lucio Battisti. Insomma, tutti i nomi, tutti, Rino Gaetano, logico per l'ironia, con questi testi anche un po' a tema sociale, no? Certo. E poi io ho letto di te che ti sei ispirato un po' anche a Battiato. In realtà l'hai letto, qualche giornalista ha scritto. Sì. In realtà io non l'ho letto. No, devo dire la verità, che è normale che ognuno può, diciamo, interpretare quello che faccio leggendoci magari degli spunti appunto di ispirazione. Io devo dire la verità che i nomi che tu, degli artisti che hai nominato, sicuramente fanno parte del mio background d'ascolto, però se devo essere sincero faccio musica spontaneamente. È normale che nel fare musica spontaneamente viene fuori tutto quello che
che mi ha emozionato crescendo come ascolti, e quindi sicuramente c'è un po' di tutto. Ok, sì, certo. Poi Battiato, se devo essere sincero, per me è un grande riferimento, da un artista che stimo tantissimo, non solo dal punto di vista artistico, ma anche proprio come persona, come ricerca intellettuale, il fatto nella sua vita, quindi sicuramente è un grande esempio. Anche perché vi ricordo, una persona che comincia comunque a suonare i primi insomma rudimenti a 4 anni, come ha fatto Francesco, io penso che un po' di musica l'hai ascoltata. Sicuramente. Ascoltata. E devo dire che sono nato effettivamente in un terreno fertile, dal punto di vista che grazie a mio padre musicista e poi negozio di strumenti musicali, quindi mi sono approcciato alla musica prima di tutto come un gioco. Era il mio parco giochi, era il negozio di strumenti musicali, quindi. Certo. Allora io ringrazio da parte Life on the Sea, da parte mia, da parte di Angela, di tutte le persone portatori della malattia, ringrazio Francesco perché veramente la sua presenza per noi è stata importantissima, ringrazio Dorina perché è una persona veramente di una disponibilità incredibile, e devo ringraziare tantissimo anche la musica di Sergio Gabani, SRL, la musica SRL di Sergio Gabani, perché veramente ci ha dato una grossa mano. Grazie ragazzi, vi ringraziamo tantissimo, e allora ve lo lascio tutto per voi. Io porto l'immagine di dire, ora vi canto un paio di canzoni stravolenterissimo. Se dopo volete io sono disponibile là nel banchetto che sì. Vi faccio, se volete, se avete le copie del disco, se no potete anche acquistarlo, ve lo firmo, facciamo le foto insieme, ci abbracciamo, insomma. Sì, lo volevo dire dopo perché c'è una sorpresa per te. Quando è finito di cantare. Scusami, ti ho bussato la sorpresa. Mi dispiace. No, è vero, dopo ci sarà ovviamente il firma copie, perché lui lo sapete che è disponibilissimo a incontrare le persone, a incontrare i suoi fans. Grazie, e ovviamente comincia adesso Francesco Gabani in Eternamente Ora. Ormai il brano che ascolterete si intitola Eternamente Ora, è il brano che dà il titolo al mio album, e è un brano in realtà che parla di sentimento, parla del fatto che la cosa più bella nella vita è condividerlo il sentimento, e soprattutto è importante farlo nel presente, adesso, ora, senza avere addosso le paure che vengono dal passato e non pensare troppo in maniera preoccupata al futuro. Quindi godiamoci il presente, che ha un senso di infinito, Eternamente Ora. La porta si chiusa, mi lasci entrare che fuori piove. Guardando il mondo da un'altra distanza, tra i giorni all'angolo di quelli migliori, le mani sanno cos'è la pazienza e gli occhi imparano le stagioni. C'è un posto che te non è scusto per te, posto che sta qui da sempre, c'era già prima di me e c'è ancora, si apre per noi eternamente ora, oh, eternamente ora, oh, eternamente, questo mio tempo. Continua con te, facile attesa.
Grazie! 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 Adesso facciamo una canzone che magari conoscete un pochino, che si intitola... Ciao, bacione! Amen! E mi aiutate, eh? Check it out! Alla porta i barbari, sono di provvisto specie, sotto la coda, sotto la coda, sotto la coda. I trafficanti, gli organi, i razzini, i vandali, sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università, quindi seduto Dio ci salverà. Astero in come zinico per l'infelicità, da me sono è finita chi andrà. Vieni in pace, cara me con nessun senso di nuovo tutto andace. E allora avanti popolo, spera un miracolo, e amoriamo lungo con un nome. Sono di moda, sono di moda, sempre di moda. Ho l'abito del monaco, la barba del filosofo. Muovo la coda, muovo la coda, muovo la coda. Gesù si è fatto agnostico, i killer si convertono. Guarda come c'è un odore di santità. La folla in coda che mi scorda l'inutilità. L'offerta è già finita, mi ci andrà. Fantastica, come dicevo prima, una cosa importante è la condivisione, devo dire, che è riuscita alla grande, no? Momento allora, fantastico. Francesco, io c'ho, ti devo presentare un altro Francesco che dopo i fiori di Sanremo ti porta i fiori di Sarzana. Ma davvero? Sì, certo. Vieni, vieni Francesco. Grande Franci, un bouquet per me, cioè per io. Questo va, un piccolo pensiero. Grazie. E appunto Francesco, scusate, questo bambino è stato selezionato tra tanti e democraticamente ho scelto io, è mio figlio. Ah. E ci teneva tantissimo, appunto, come ora, così, una ah, okay. cosa.
Francesco, è un esempio. Firma, assolutamente, grazie. Ma poi... questo non si lancia? No, non è che ma perché magari chi lo prende vince Sanremo sta grande, non ne so di buona cosa del genere. Appunto, Francesco potrà farsi firmare il suo, la sua copia del CD. E poi Francesco, adesso Francesco si siederà là, ci starà. Aspetta, te lo parlo, no, volevo finire di dire. Francesco adesso si mette là, praticamente sarà disponibile per i firmacopie, per le foto, per tutti. Grazie, grazie mille. No, volevamo dire una cosa particolare a Francesco Gabbani. Qui sul palco ci sono dei ragazzi e delle ragazze che hanno cantato questa sera e che hanno iniziato la carriera proprio come te. E ho sentito prima fantastici tutti, tra l'altro. C'è la nostra Camilla, la nostra Ludovica, il nostro Falcone. Tutte queste ragazze e ragazzine che hanno ballato e hanno allietato veramente la serata. Beh, io direi un grosso grazie anche a loro e gli auguro la fortuna che hai avuto tu a Sanremo, lo auguriamo veramente assolutamente di cuore. Assolutamente, io il consiglio che vi posso dare è siate voi stessi sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché la spontaneità premia. Bene, grazie ancora a Francesco, grazie a voi a tutti, ciao! Grazie a tutti! Ciao! Amica, diciamo sempre.